Salve, con questo breve video voglio omaggiare due fratelli del cinema italiano, Bruno e Sergio, in particolare Bruno Corbucci, col quale ho fatto Rimini e Rimini e poi soprattutto un cameo che mi è rimasto nel cuore in Classe di Ferro. Quindi loro hanno fatto un cinema cosiddetto di serie B, ma che ha portato il cinema italiano nel mondo, invece nemmeno da serie A, ma da finale di Coppa del Mondo. Quindi un saluto grande a tutta la famiglia Corbucci, ai figli, soprattutto quelli di Bruno che conosco di più, e un saluto a tutti i miei meravigliosi colleghi che ho incontrato nel corso degli anni, sia in Rimini Rimini e in Classe di Ferro. E allora, gustatevi ancora una volta questa sigla meravigliosa che tante serate, quando ero in ospedale nel 1989, ha alleviato, vedendo il telefilm, le mie sofferenze. Viva Corbucci, ciao! È la storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare, che lui se ne sbatteva di tutte quelle storie, ma era uno normale e lo doveva fare. Per forza o per piacere, lui lo doveva fare. È tutto come un gioco, l'unica cosa è che si dorme poco, ci trovi proprio tutti, sono tutti regolari, tutti sono qualcosa tranne che militari. E i giorni intanto passano e diventano sempre meno, il grigio si schiarisce, appare l'arcobaleno. Quello che gli rimane, qualche amico regolare, che insieme a lui l'avevano mandato militare. Ti parla delle c'han tutti la ragazza, qualcuno c'ha la foto, qualcuno invece grassa, molte sono inventate, comunque non fa niente, perché comunque sia conta quello che c'ha in mente. E in mente sono belle e sono tutte sante. La storia di uno regolare, che poi l'hanno mandato a fare il militare. Che dice?